Alla mia nuova collega. Ciao Ansi, siamo venuti qui da te a Varna, nel tuo negozio, dove fai una cosa particolarissima. Come ti è venuta l'idea di prendere dei formaggi e poi inventarti o creare, in base anche a dei prodotti della tradizione, degli affinamenti di questo prodotto così particolari? Sì, l'idea è nata quando avevo ancora il ristorante, quando avevo una particolare attenzione ai formaggi anche. E siccome siamo in una zona ricca di latte, c'è molta produzione di latte, ma non c'era questa grande tradizione di formaggi. Così ho iniziato a selezionare e mi sono appassionato. E ho detto, allora voglio anche commercializzarli. Così è nato poi tutto il lavoro dell'affinamento, della ricerca, della stagionatura e anche a commercializzarli. Iniziamo a vedere un po', per esempio, questo qui, il primo che ci hai fatto, che abbiamo qui di fronte. Sì, che formaggio è e come l'hai stagionato? Questo è un formaggio molto particolare, è un formaggio proprio tipico della nostra zona. Si chiama Grauchese, formaggio grigio in tradotto. È un formaggio a coagulazione lattica. Praticamente non si utilizza il caglio in questa lavorazione e si fa col latte magro, che poi si crea la cagliata e dopo viene rotto ulteriormente, per cui ha tutte queste sfumature all'interno che dà proprio questa tipicità a questo formaggio, ma anche dal punto olfattivo, anche gustativo, molto diverso da tutti gli altri formaggi. Ecco, un formaggio del genere, tu con che genere di vino si può abbinare, per esempio? Questo è adatto, per esempio, con una schiava, un Lago di Caldaro oppure un Santa Maddalena, un vino rosso abbastanza leggero, non troppo voluminoso, esatto. Oppure anche con la birra, oppure anche con un distillato. Perché no? Mi incuriosisce un altro formaggio, questo involto nelle foglie. Sì, questo è un'antica tecnica di confezionamento. Ancora quando non c'era la carta, si utilizzavano le foglie per proteggere il formaggio. E questo è un metodo di affinamento molto interessante, perché si mantiene benissimo, in più lascia anche questi profumi vegetali della foglia e anche una bella presentazione. Un'ottima idea regalo anche, dato che fra un po' è Natale. Poi lo sai, io sono un po' appassionata, un po' fissata con il vino, quindi il prossimo di cui ti chiedo è questo, fatto affinare con le vinacce? Sì, questo è un formaggio di montagna, bello stagionato, come si vede anche dal colore, e poi è un formaggio solo di latte estivo, praticamente molto ricco, molto profumato, e poi facciamo questo affinamento dentro nella vinaccia e nel vino. È un metodo, un antico metodo anche di nascondere i prodotti oppure di conservarli ancora meglio, no? E questo è lo scopo di questo affinamento, oltre che diventa più profumato, si abbina ancora meglio col vino, si presenta anche particolarmente bene. Quindi tutti questi metodi di affinamento servono, da una parte danno delle caratteristiche organolettiche molto particolari a un prodotto che era già molto buono, il prodotto di partenza. Come scegli il formaggio su cui fare poi l'affinamento? Sì, è sempre rispettare il gusto primario di un formaggio, no? E dopo pensare con che cosa si abbina bene, no? Perché è inutile strafare il gusti di un formaggio. Bisogna arricchirlo in maniera ideale, no? Che si nota ancora il gusto del formaggio, non coprirlo. Quindi arricchirlo con appunto con un'inventiva come questa, che ripetiamo sono tecniche che venivano utilizzate già in tempi antichi, che tu hai un po' recuperato, però
la tua chicca. Adesso la diciamo qual è. È la forma di Luce, che è un formaggio che abbiamo creato proprio per il vino Luce, che è stato richiesto. Ci siamo ispirati del Luce, del vino, dell'etichetta che ha forma di Luce, per cui ho messo come decoro la foglia d'oro alimentare, no? Come decorazione. E la sfida è stato quello di applicare l'oro sul formaggio, che rimane anche durante la maturazione, e ci siamo riusciti. In più è un formaggio, una piccola dimensione, che è stagionato oltre 12 mesi, è molto profumato, molto, ha dei profumi molto variegati, dalla noce alla nota marina, allo speziato, al caramello. Sì, però basta, perché mi stai facendo venire un acquolina in bocca. Impressionante. Allora, abbiamo parlato quindi dell'affinamento tradizionale, innovativo. Adesso andiamo nel laboratorio, così mi fai vedere proprio dove inizi a lavorare il formaggio, e poi ci trasferiremo invece nel bunker dove il formaggio stagiona. Quindi per il momento, da dietro il bancone di The Gust, noi vi salutiamo, ma aspetta, prima di andarcene, questa attenzione per i particolari, cioè questo posto è perfetto, sei quasi maniacale, è tutto bellissimo, la cella frigorifera a vista con tutti i formaggi, lo fai tu, sono idee tue, l'hai pensato tu o c'è qualcuno che ti aiuta? Sì, questo è un po' la mia idea, no? Perché non è un negozio dove c'è tanto flusso di gente, ma voglio far vedere i formaggi, per cui abbiamo pensato questa cella da vista, perché il formaggio è talmente bello da farlo vedere, e così abbiamo la possibilità di una parte, continua anche la maturazione del formaggio, nello stesso momento il cliente può vedere il prodotto e noi l'abbiamo sempre pronto qua per vendere. Questa è stata l'idea, e secondo me i prodotti devono essere messi in scena, no? Per essere comprati. Anche perché sono i protagonisti. Esatto. Andiamo. Allora, siamo nel laboratorio. Adesso ci farai vedere dove inizia il processo di affinamento che tu hai pensato per alcuni dei prodotti. Vediamo questo, il primo. Sì, questo è un tipico affinamento già storico un po', no? È un formaggio nudo, praticamente a poca crosta. Significa che si possono sviluppare delle muffe spontanee sulla crosta. Per evitare questo, li confezioniamo nelle foglie di castagno. Attualmente Marta, come sta facendo con tanta bravura, bisogna avere molta manualità in questo lavoro. E dopo li confezioniamo così, li portiamo in cella di stagionatura e dopo togliamo la pellicola. Ovviamente si toglie la pellicola perché le foglie aderiscono al formaggio. E quanto li lasciamo a stagionare? E dopo li possiamo anche lasciare 2 mesi, perché è una protezione ma anche una conservazione, oltre di lasciare questo profumo straordinario della foglia. Eccezionale. Allora, adesso ti faccio una domandina, una mia curiosità. Tu che sei il re del formaggio, che coltelli si usano o che arnesi si usano per tagliare il formaggio? I diversi tipi, dimmene 3, i più, sì, gli immancabili in ogni cucina. L'archetto, per esempio, si presta molto bene per tagliare tipo la robiola oppure i formaggi arborinati. Poi con la lama sottile si tagliano le paste morbide, e dopo la lama più spessa si tagliano i formaggi più stagionati. Oh, esatto. Mi hai tolto un bel dubbio. Nuovo giro, nuova corsa. Quest'altro metodo
è quello che abbiamo visto prima, diciamo, con le vinacee, però con un altro tipo di formaggio, giusto? Esatto, questo è un formaggio erborinato, tipo gorgonzola, no? Che matura dentro nella vinaccia di uva passita, che lo rende un po' più fruttato e toglie anche un po' la salinità. Si sente proprio questo profumo di fruttato della vinaccia di uva passita. Anche lì poi si abbina benissimo un vino passito insieme con questo. Con gli erborinati i vini passiti sono veramente un must. E questo lo stesso, quanto può stare a stagione? Questo può anche oltre 2 mesi confezionato così. Quando una volta è tagliato, allora bisogna anche consumarlo, ma se no si mantiene benissimo. Abbiamo visto un paio di esempi di metodi di stagionatura, però io adesso sono curiosa di vedere dove fanno l'affinamento questi formaggi che ci raccontavi prima, è un bunker. Sì, il bunker che abbiamo realizzato, poi l'abbiamo ristrutturato per la stagionatura, per i nostri formaggi di alpeggio, di montagna, i formaggi tradizionali, e lì poi abbiamo varie cantine che si prestano bene per varie tipologie di formaggio. Perché ci sono le condizioni ideali di aria e di temperatura perché faccia il loro corso la stagionatura, giusto? Esatto. Anzi, siamo finalmente arrivati al bunker. Poi mi spiegherai come ti è venuta in mente l'idea di fare qui in questo bunker degli anni 20 a oltre 700 metri di altezza la zona dove appunto fai stagionare i tuoi formaggi. Siamo più o meno a 8 km da dove hai il punto vendita e il laboratorio di affinamento. Raccontaci un po' come hai pensato a un posto così? Ma come? Sì, è bene un ambiente particolare, no? Come si vede, ma si presta molto bene per la maturazione, per la stagionatura dei formaggi, perché il formaggio è molto esigente dell'ambiente, no? Deve avere le sue temperature costanti, la circolazione d'aria, l'umidità. Perché anche ogni tipologia di formaggio ha bisogno di un'umidità ben precisa, no? E un bunker si presta molto bene per questo. Per tutto questo. Esatto. Ecco, qui ci sono 2 persone che lavorano qui dentro e che controllano ogni giorno ogni singola forma. Perché devono essere rigirate, devono essere tenute sotto controllo per eventuali, stavamo vedendo prima nel giro introduttivo che magari qualche muffa insomma è più presente di altre o ci sono forme strane che magari non ci dovrebbero essere, quindi va tenuto. Sì, infatti quello è la difficoltà nella stagionatura, perché un formaggio non è che lo puoi lasciare riposare così, deve essere sempre tenuto sotto controllo. Come hai detto bene, deve essere girato e certi formaggi devono essere spazzolati con acqua e sale, così si forma una bella flora superficiale sulla crosta che poi li protegge e poi li caratterizza anche, no? È un tipo di formaggio, ma poi sono altri formaggi con i suoi lieviti naturali della cantina, oppure anche di queste muffe spontanee della cantina che si attaccano sul formaggio e caratterizzano il formaggio. Poi il prodotto finito, ecco, qui ci sono tantissimi formaggi di tipologie diverse, provenienti da zone diverse, comunque questi che hai qui sono tutti prodotti del territorio, se ho capito bene. Sì, e la maggior parte sono del territorio, la maggior parte sono prodotti che noi selezioniamo estate, nell'estate, di alta montagna, degli alpeggi, perché proprio quello a noi interessa molto, gli animali al pascolo,
che il latte viene trasformato immediatamente dopo la mungitura in formaggio, e questi formaggi si prestano particolarmente bene per la stagionatura. Ecco, una cosa su cui discutevamo prima è anche il fatto che tu decidi per una tua scelta, appunto per mantenere la qualità del prodotto, quando li mandi in giro per il mondo, perché comunque queste produzioni poi vanno in giro, di non metterli sotto vuoto, ma di conservarli in maniera diversa. Sì, preferisco di non mettere sotto vuoto, perché è un prodotto naturale e ha bisogno anche di ossigeno per respirare, ma soprattutto anche la struttura che si rompe poi all'interno, fa le spaccature, esatto, e anche l'occhiatura che si modifica, e quello mi dispiace tanto. Se è un formaggio molto stagionato, allora si può anche fare. Se è una pasta molto compatta, allora si può anche fare il sottovuoto. Come avete visto nelle immagini che scorrevano durante la nostra chiacchierata qui dal bunker, ogni saletta ha una sua caratteristica. Si crea una flora batterica particolare che dà a ogni prodotto l'unicità assoluta. Questa idea che ti è venuta del bunker, dal mio punto di vista, è geniale. L'idea di affinare un prodotto già di ottima qualità e di differenziarlo secondo un tuo gusto davvero molto particolare è altrettanto geniale. Dal Rio di Pusteria e da questo splendido bunker noi ci salutiamo, e per gli amici di Life Taste invece il prossimo appuntamento è passando dal re del formaggio di oggi al re della carne, da Damini e Affini ad Arzignano. Grazie mille della visita, e mi fa piacere vedere le persone così appassionate. Grazie. Grazie a te.